L'Associazione dei genitori cattolici parla di uno schiaffo alle famiglie. Le famiglie sono tutte uguali, sono luoghi di amore e di inclusione. Le famiglie di eterosessuali, come la mia, che sono un'eterosessuale sposata con 4 figli, sanno che cos'è il vero amore. Bisogna avere paura di chi odia, non di chi ama, le famiglie sono luoghi meravigliosi. Senta, il centrodestra ha già annunciato per domani la presentazione di un referendum abrogativo di questa legge. Lo aspettiamo a piene mani, ci darà la spinta per arrivare presto al matrimonio egualitario. L'Italia si rivolterà al conservatorismo, al bigottismo e al medioevo. Senta, un compromesso alto ma comunque un compromesso. Da domani dove si riparte? Da domani si riparte con ogni norma che possa dare ancora diritti alle famiglie arcobaleno, ancora diritti alle coppie di persone dello stesso sesso. C'è da fare sulle adozioni, c'è da fare sulla legge 40, c'è da fare su tanti argomenti che ancora escludono parte dei cittadini italiani. Grazie, festeggiamento. Questa è una torta già pronta in tante meravigliose famiglie, tante coppie aspettano soltanto il decreto anagrafi per sapere quando andare davanti al sindaco a suggellare il loro amore, e ci riusciremo. Quanto tempo ci verrà? Quanto tempo ci vorrà per celebrare le prime unioni civili? Penso non oltre il mese di settembre, 30 giorni per il decreto anagrafi e poi cominceranno le feste. Senatrice, c'è un clima molto diverso qui alla Camera oggi rispetto al Senato. Beh, alla Camera abbiamo i numeri, il Partito Democratico è il partito del cambiamento, un partito che ha un grande premio di maggioranza con una brutta e vecchia legge elettorale. Al Senato abbiamo combattuto, non avremmo la legge senza il coraggio e l'unità dei 112 senatori del Partito Democratico. Qui le famiglie arcobaleno hanno detto è una festa, però noi non possiamo portare qui i nostri figli. Hanno ragione, recupereremo questo buco nel cuore che è mio e di tutti gli altri. Famiglie arcobaleno sono le più danneggiate e sarà nostro compito risarcirle, perché i bambini sono tutti uguali. Sarà legge? Marchini sarà un ostacolo? Marchini non sarà il sindaco, le unioni civili a Roma le farà Roberto Giachetti, non ci preoccupiamo affatto. Dopo tante aggressioni anche personali, adesso che cosa prova? Ma è chiaro che c'è una grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Io scrivevo oggi: non abbiamo raggiunto la cima, ma abbiamo conquistato un'altura. Da quest'altura non ci ricaccia più indietro nessuno, e da qui noi da domani riprenderemo la battaglia per riprenderci quelle due cose che fino ad oggi ci sono state negate, cioè un vero accesso al principio di uguaglianza attraverso il matrimonio egualitario e il pieno riconoscimento dei rapporti di genitorialità delle tante famiglie omogenitoriali con i loro figli. Avrà ripercussioni sul referendum costituzionale, secondo lei, questo? Nessuna. Non ha truppe Gandolfini per spaventarsi. Ma non lo fanno il referendum, lo sanno che lo perdono. Un giorno storico, ha detto il presidente Renzi, e così. Un giorno storico per un Parlamento laico, democratico, migliaia di persone escluse dalla legge ora rientrano a pieno titolo nel nostro ordinamento giuridico. Il Movimento 5 Monica. Stelle però ha detto in aula un'occasione persa per colpa del governo che un'occasione, si è piegato ai ricatti. Un'occasione persa per loro, tengono le mani in tasca, non sono influenti su nulla, sono un movimento inutile di destra. C'è ancora la Basta, scusate, preferenziale devo per entrare. Le adozioni, per il DDL adozioni?